Non lo so. Allora, io casomai mi ricarico la pagina di. Mi sto ricaricando la pagina Aia. di. Cherblog, Dal ragazzi. vivo, in teoria dovrebbe In starci, teoria però. dovrebbe essere già startata, ma non lo so esattamente perché Aia. speriamo bene. Allora, io sto. Intanto mi vede, siamo in collegamento Skype. Intanto il backstage sta andando. C'è qualche problema tecnico, mi sa. Guarda, non... No, anche perché è il nostro primo live, quindi non ci capiamo niente qui. È stato un po' difficile, ovviamente io sto twittando i link, cioè li ho già twittati, ora sto twittando la pagina del blog, io Non lo così, so. la Allora, Twitch. io casomai mi ricarico la pagina di... Oh, è Mi live! sto ricaricando la Mi sa pagina che si di... chiama Sul Sì, è live! blog. Mi sa che Dal sì. vivo, in teoria Aspetta, dovrebbe casomai io provo, starci. Ma però sta dovrebbe che... essere già startata. Ma non lo so esattamente Allora, perché speriamo bene. non potete capire, sta Allora, raccomando, indietro! Sta indietro! il mio schermo Stai si vede. Intanto mi vede, siamo in collegamento Skype. Intanto il backstage sta andando. Perché Mattia, sto cercando siamo in onda! di. No, anche perché è il nostro primo live, quindi non ci capiamo niente qui. È stato un po' difficile, ovviamente io sto Sta twittando i indietro! link, Sì, lo cioè li ho so! già twittati, ora Naggio! sto Ma twittando perché la sta pagina del indietro? blog, io È non lo so. sta succedendo un po' un disastro, Aspetta, io Jason. casomai mi ricarico la pagina di... Mi sa. Oh, è live! No, 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 dai, mi a sa che parte si chiama scherzi. live, ecco, però... Sì, è Sì, live! Sei in live, sì, in live. eccola, Eccolo, guarda. casomai io No, provo, ma però sta... ma non lo so Sta esattamente, registrando. Sì, allora, quindi sta speriamo bene. condividendo. Non potete capire. Mattia, Io non si sto stacca ricaricando lo bene. schermo, Sai che sto non rispondendo lo alla so, voce. non Abbassa un po' il lo volume del Mac. Mattia, so, guarda non che lo so, non 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 lo so,
casino. No, stai zitto, che siamo online, che dici il mio nome? No, tu mi devi spiegare, tu me lo devi spiegare cosa sta succedendo. Non ci arriverà mai. Che cosa ridi? Che ti sento? Ma che te ridi? Che mi stanno ridendo? No, allora, qui forse non sappiamo capire che sta succedendo. Ma è impossibile. No, stai zitto, siamo online, che dici il mio nome? Ci hanno sentito il nome, lo sai? Allora, io faccio una cosa, questo live lo elimino. Lo crea uno del... No, eccolo. Adesso in teoria è sincronizzato il live. No. È sincronizzato, no? Allora. Vai, cancellalo. Guarda che adesso tu sei in live, eh? Adesso tu sei in live. L'ho controllato io da un altro account. Tu sei in live, quindi presentati. In teoria, io non ho capito perché qui non si capisce niente, non so quando sto in onda. Allora, io vedo che tu stai in streaming, te lo dico io. Quindi adesso è in diretta proprio? È in diretta? Adesso io sto vedendo che tu sei in streaming dal vivo ora, spettatori attuali 1. Quindi adesso se io metto il nostro video, in teoria siamo sincronizzati. Okay. Eccolo, siamo sincronizzati in Hangout, perfetto. Allora. Ok, ho appena visto il video in Hangout. Ok, allora, dopo questa entrata, allora, quindi adesso se sto parlando io adesso, in teoria è in diretta. Esatto. Ok, allora. Quindi adesso, vai. Allora, ragazzi, scusateci per questo un preavviso. Un po' di fail, ecco. Un fail epico. Allora,
Come avete visto, io mi sono fatto vedere in faccia, il mio collega no. Allora, in futuro, sì, sì. Allora, in futuro lo faremo. Per ora abbiamo uno spettatore, quindi se vuoi puoi farci domande, noi ti risponderemo. Allora, anch'io mi sincronizzo sulla pagina YouTube. Ora, qualcuno mi deve dire da fuori, dai commenti, se vedete il mio schermo. In teoria no. Allora, innanzitutto il live ha avuto 7 visualizzazioni, live del... da 2 o 3 sarebbero partecipare. Allora io intanto vado a vedere se commenta, ma mi sembra tutto, se in teoria questo spettatore c'è, ecco, se ci sei dati un call, ecco qua, vai, penso che possiamo incominciare a scrivere i commenti. Allora io scrivo, sì, tu vai. Che ne so, chi c'è, ecco. Ok, quindi non è condivisione schermo. Allora, io intanto partirei... Allora, facciamo una cosa. Innanzitutto parliamo del jailbreak. Vai. Del jailbreak? Innanzitutto parliamo di Cydia iOS 7, vai. Sì, allora. Come sapete, a noi tutti ci ha rivoluzionato questa idea natalizia di dell'Evasion 7, dell'Evaders, che tra l'altro... ho sentito che iSpazio ha detto che non hanno guadagnato neanche un euro per questo jailbreak, e che appunto, come ho detto prima, ha sorpreso tutti. L'unica pecca di questo jailbreak è un bug. Il bug che adesso spero che si vedi nella videocamera, che quando noi installeremo un tweak non funzionerà e non si presenterà neanche nella schermata. Allora, home. Che cos'è che non funziona? Il bug è di mobile substrate. Cos'è mobile substrate? Possiamo dire è un tweak, una base fondamentale del jailbreak di Cydia. Ecco, appunto, se è mobile substrate, Cydia crasherà, non funzionerà. È un tweak principale, ecco, chiamiamolo così. Sì, e allora... appunto è un bug che quando... Vabbè, allora, intanto per... Io la scorsa volta avevo fatto un video ieri, l'altro ieri, su come eliminarlo tramite il metodo di Blackjack Tutorial. Invece c'è un altro metodo che ho scoperto. Allora, ricordiamo che Blackjack Tutorial è un canale YouTube... Sì, eccetera, eccetera. Molto bravo. Allora, dovrete scrivere su cerca... mobile substrate, quindi dovete premere modifica e reinstallarlo ogni qualvolta che i tweak non funzioneranno. Quindi questo è stato un altro metodo. E allora, poi ho sentito dire che Saurik, ovvero Jay Freeman, Jay Freeman, ovvero lo sviluppatore interno di Cydia, sta rifacendo il mobile substrate, sta rifacendo l'icona di Cydia, che infatti è stata rifatta per iOS 7. Sì. Infatti, se andate a vedere, mi sembra, il video del jailbreak untethered che ha fatto lui e il mio collega, un altro collega, terzo collega, abbiamo appunto il fondo del Mac desktop di questo collega che ha appunto Cydia con al posto dell'icona, il pacco che si apre di Cydia, ha appunto il 7 di iOS 7. Sì, allora, intanto l'icona, come ho detto prima, si potrebbe cambiare tramite i file. Però è un procedimento davvero molto lungo, lasciatemi un commento adesso se volete come... un tutorial su come cambiare l'icona su Cydia, e molti ci hanno richiesto a noi. C'era blog, non c'è una non abbiamo trovato un display recorder per iOS 7. Invece però c'è, non si chiama display recorder, ma si chiama My Record Screen. Aspetta, una cosa, senti, sto sincronizzando un secondo i link. Quando una persona mette mi piace al video, mi sembra, all'email compare? No.
Ok, quindi mi piace è una cosa anonima. Sì. Ok, perfetto, so che sto mettendo i link. Ok, vai, continua, continua. Allora, stavo dicendo My Record Screen, che dopo averlo scaricato tramite la repo di, in questo caso noi abbiamo fatto Hack Your iPhone, per, no, per evitare di pagarla, vi installerà anche Activator come display recorder. Allora, noi dovremo, dopo averla installata, dovremo andare sulle impostazioni. Non so se potete vedere, adesso vi controllo su Hangouts. Allora, dovete andare... No, non si vede niente. Vabbè. No, sì. Non si vede, ma un po' sì, un po' sì. Ci sta chiamando il nostro altro collega, rispondo allora. Pronto? Marco? Pronto, volevo salutare i miei fan. Sì, salutali. Ciao ragazzi, sono... stasera non ho potuto partecipare a live. Sì, il problema è che c'è per ora uno spettatore, quindi... Quindi c'è solo uno spettatore. Abbiamo solo una persona che ci segue, quindi in teoria... E la persona la ringraziamo? Ci devono seguire in tanti. Magari. Allora, Rocco... Dai, non si può fare così. C'è un mio amico che io sento, cioè ho questo mio amico si chiama Rocco. Vabbè, poi. Allora, intanto ragazzi, non so ora se mi sentite voi, ma dopo le varie risate che ci stiamo facendo. Per sì, ma su WhatsApp. Poi siamo in tre. Stavo facendo okay, che è stato fixato ciao, appunto da un tweak. Il tweak, ci sono due tweak. Ok, cioè, ciao Marco, ciao. Bootstrap, che è il tweak che lo fissa per sempre, appunto non dobbiamo scrivere nulla sul terminale, tutte le varie cose, lo fissa, però è un po' instabile, appunto perché Bootstrap non ci consente di fissare questo bug, sì, ma molte volte il nostro sistema operativo crasherà. Non vi preoccupate, comunque è un crash che poi si riavvia, non è automaticamente, però non è quello, comunque uno un po' gli dà fastidio. Una cosa io che consiglio appunto è andare sul canale di Plagio. Allora aspetta Mattia, Mattullo Sevenita ci ha detto mi salutate, ok, salutiamo Mattullo Sevenita. Non so perché è stato segnalato come spam, non so perché chi l'ha segnalato. È uno spammone. Allora, è molto... Questo Mattullo noi, in teoria, ora lo abbiamo salutato e ora lui nei commenti ci dovrebbe scrivere se ha ricevuto il saluto in tempo reale. Quindi adesso, Mattullo, dici se hai ricevuto il commento. A te la scelta. Cioè? Cioè che adesso in teoria ci dovrebbe al video scrivere sì, grazie che mi avete salutato. Vediamo. Ok, così almeno capiamo se va in contemporanea. Prego, ok. E abbiamo anche una notifica, forse no, sempre. Allora, io vorrei parlare insieme al mio collega di un altro argomento che ha rivoluzionato, cioè che ancora noi, ovviamente non esiste, però noi ne vorremmo comunque parlare. Sì, allora... Parlando del downgrade. Sappiamo tutti che con il jailbreak effettuato sul proprio dispositivo Apple si possono salvare i certificati SSH. No, non più. Non più, infatti è questo. Che io ho fatto il jailbreak Untethered iOS 7 al mio iPad 2 e ho visto che c'è una scritta rossa che non si possono salvare i certificati SSH. No, allora... anche perché io ho fatto un video tempo fa che diceva che Tiny Umbrella non funzionava più. Aspetta, c'è una cosa importante. Maialozzo 99 ci ha appena comunicato che su live c'è il blocco dei commenti. Cioè, aspetta, questo commento dice: raga, su live c'è il blocco commenti disattivato. Che vuol dire? Che in teoria non possono mettere commenti? No, mi sembra strano perché Mattullo no, ha sbagliato lui, mi sa, perché Mattullo ha commentato. Va bene, ok, a parte questo, ora forse si è spiegato male, ma su live no, non c'è il blocco, cioè è disattivato, ma vabbè, a parte questo continuiamo, dai.
Allora, io intanto direi di mettere, almeno io, la cosa, come si chiama? La condivisione schermo, perché così vi faccio vedere un attimo andando su la nostra pagina di Twitter. Ricorda il nome di Skype, Sì, 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 Skype, tranquillo. Mi raccomando. Capito? Ok. Che cazzo allora. Vabbè. Tanto io la metto qua la pagina, prima schermata piena. Aspetta un secondo che ho un'idea. Aspetta, non te ne andare che cambio il nome nel caso, capito? Sì, sì, ok. Ok, aspetta un secondo prima di mettere la schermata. Allora, no. Quindi intanto potete farci qualsiasi... Fatto. Aspetta, vai, ok, puoi andare. Dicevo, vai. Intanto potete farci qualsiasi tipo di domande che voi vi... Ovviamente nei commenti, allora. Ma io non capisco una cosa, perché Mattullo Sei Venita viene segnalato come spam? Ma non lo so perché, infatti allora, io sto cliccando sempre... Allora, tu parla, ci penso io a queste cose, io ho già pubblicato dei link. Ok. Allora, adesso abbiamo persone che ci scrivono in serie su Twitter. Allora, facciamoci... ok. Allora, ho fatto condivisione schermo, quindi adesso in teoria voi dovete vedere il mio schermo. Allora, no, non si vede. Si vede? Sto controllando. Tu aspetta che continuano a scrivere commenti. Ma io adesso 99, ma è stato segnalato come spam. Monelli, cercate di cambiare. Va bene. A parte questo commento non idoneo, possiamo continuare. Siamo a 14 minuti di registrazione. Allora. Cioè che siamo in live. Speriamo, questo è il primo live, ragazzi. Già dal secondo sarà meglio, Capiamoci questo. Allora, sì, anche perché questo è il nostro primo live. Io e il tuo schermo si vede perché sto controllando l'S4 che su un altro account, vedendo il tuo video, si vede tutto. Quindi è in diretta? Infatti c'è questo piccolo scatto. Vabbè, non... Vai, sei in diretta. Allora, ho notato che su Shareblog, sulla pagina Twitter, ci sono solo 4 follower. Cioè, se volete potete anche seguirci, noi facciamo le notizie apposta per voi, non vi vogliamo costringere, però vi avvisiamo che per il contest vi dovete seguire. Questo noi vogliamo precisare, che abbiamo notato che dopo che appunto neanche gli iscritti sono saliti, noi abbiamo... Sì, gli iscritti sono saliti. No, aspetta, erano 467, ora sono a... 167, è un po' troppo 467. Carichiamo la pagina per vedere come... Anche gli iscritti restano uguali, quindi non saprei. Allora, Mattullo Sei Venita, non so perché ti stanno segnalando per spam, non so chi... Aspetta, però secondo me molte persone adesso non sanno cosa vuol dire spam. Spiega che vuol dire spam, almeno, perché secondo me... Sì, allora spam vuol dire che quando uno invia tantissimi commenti, per farla breve. Però, no, perché sono spam? Non sono commenti! Sono spam di sé! Capito? Vabbè, tanto noi facciamo su mostra e vediamo, diciamo, ad alta voce. Sì, a parte che mi sa che aveva ragione Maialozzo, che i commenti non sono abilitati. Allora, proviamo a... Aspetta, ci provo io. Però anche se in teoria non si può, però proviamoci. Ok. Allora, cabina di regia, per vedere magari un po'... Anch'io sto là, bravo. Anch'io. Io sto a stato dello stream cattiva, dice. Quindi è brutto lo stato. Ah no, stato dello stream, ok. Stream a 720p. Ok, perfetto. Dai, potrebbe andare bene. Ora non so se in questo momento ci stanno seguendo massimo 2 persone. Minimo, ecco, 2 persone. Speriamo. Allora. Ricordo che siamo al primo live, Già dal secondo
faremo più, ecco, cercheremo di essere più bravi e di coordinarci. Allora, mentre il mio collega aggiusta un po'... Io aspetta, perché Maya Lozzo ci ha scritto? No. Che cosa ha scritto? No, ce l'ha scritto... vabbè. No, niente. Non so cos'era. Allora, aspetta un secondo. Allora, io direi di parlare un po' di dei tweak compatibili con iOS 7. Sì. Allora, ragazzi... Sappiamo tutti che con la rivoluzione del jailbreak di iOS 7... Ok, in teoria adesso la faccia mi devono vedere. In teoria... aspetta che ricarico. In teoria... no, ancora sei in condivisione schermo. Sono ancora in condivisione schermo? Quindi, sei ancora in condivisione schermo. Riprovo, come mi sembra comunque di sì. Allora, non tutti i tweak di Cydia attualmente non sono compatibili con iOS 7. Aspetta, aspetta un attimo. Allora, Matullo 7 Ita è stato segnalato come spam. Non è spam, io ho scritto. Non è spam. Quindi basta, cioè non capisco. Ma ci hanno detto, Mattia, guarda la tua email. Mattia, guarda la tua email, guarda. La mia email? C'era blog? Sì. Marco, okay, vai, siamo in diretta ancora, Riccardo? Posso parlarti un attimo in privato? Ok, metto... aspetta la condivisione schermo, così almeno... Me ne vado 2 secondi, ragazzi, aspettate. Intanto il mio collega... Parlo io. Intrattienili bene. Ok. Okay. Allora, attualmente io di fare il jailbreak è este untethered con Ephesion 7. Carica il sito questo jailbreak. Questo jailbreak è altamente sicuro. Ma a me ha funzionato una volta, poi quando ero a fare un video, volevo fare appunto un video prima che loro lo facessero untethered, io volevo fare un video sul jailbreak untethered iOS 7 al mio iPad. Allora, a me non ha funzionato. Mattia! Perché non ha funzionato? Mattia! Sì? È successo, allora, mi ha spiegato, allora, Luca, il nostro compagno di classe, sta vedendo il live e ci ha detto che i commenti sono disabilitati, ecco perché, ecco, ok, perfetto, e okay, poi perfetto. Quindi allora, potrebbe essere che siamo anche 50 spettatori, noi non lo sappiamo perché i commenti sono disabilitati. 50 spettatori, no, potrebbe essere visualizza tutti i commenti, no, dobbiamo, allora no. Mi sembra molto strano, mi sembra molto strano. Allora, quindi io non ho detto... Innanzitutto salutiamo Luca. Ciao Luca. Ciao. Ciao Luca. Allora. Allora, ci ha detto... Carichiamo la pagina. Perché i commenti sono disabilitati? Questa è la domanda con cui il mio collega, tutti i colleghi, dice al blog, ovvero siamo in 20... viviamo la vita. Allora, Mattia, guarda la tua mail. Io guarderò la mia mail adesso. Prima. Ah, informazione e impostazione. Potrebbe darsi che stanno qua. Però hai capito perché? Consenti commenti. Consenti commenti è attivata. No, però hai capito perché Matullo può commentare? Perché non sono commenti, sono spam. Capito? Sì, ma io comunque dicevo che i commenti non si potevano vedere. Allora, io riprovo a rifare tutto il procedimento. Allora, ragazzi, un attimo, ci dovete aiutare. Provate a scrivere tutti quelli che stanno vedendo il live un commento a caso. Un commento adesso, così, anche una lettera, un qualcosa, un numero, così a scavolo. Allora,
Live stream. Riccardo, l'ho trovato. Riccardo, consenti tutti i commenti, è abilitato. Appunto. Non so perché ora quelli, le persone... Tutto. No, guardate, perché ho scritto guardate? Salva modifiche. A me i commenti a casa mia sono abilitati. TVL. Cabina. Telefono. No, beh. Allora, Analytics. Tutti i commenti, 16 riproduzioni, quindi in teoria abbiamo 16 visualizzazioni. E dove l'hai visto? Su analisi di statistiche spettatori. Vabbè, allora, adesso comunque parliamo, se dovete farci commenti ci pensiamo dopo, tanto il live non durerà 5 minuti. Allora. Parliamo adesso dei tweak compatibili con iOS 7. Allora, io stavo dicendo appunto che a me attualmente su iPad 2 appunto ha crashato Evasion. Sì, allora. Non è il computer perché io avevo già fatto questo jailbreak su iPad 2, ma penso che non sia altamente compatibile con iPad 2. Bravo, perché sì, non è compatibile questa, proprio. Questa è una mia opinione. No, proprio non è compatibile. Certamente chiaro, no, perché molte persone l'ho viste con SIDE su iPad 2, quindi non sempre. Forse non sempre. Perché a me sinceramente non ha funzionato. Forse sai cos'è. Attualmente, sì. Forse è il modello, è presente con iPhone 4 che è 312, 313, no, 32. O il numero build? No, il numero di serie. Ah, no, il numero di serie mi sa che non c'entra, sai? No, il numero di serie io dico per il modello, se è più nuovo o più vecchio. Ah, ok. Quello 3,1, vabbè, il numero di serie intendo il modello. Beh, ovviamente, allora. Ok, vediamo sì. Se sia... Ok, stiamo... Ora ti sento molto meglio. Sai, è probabile che si sia stoppato il live, sai? Perché io ti sento molto meglio di prima. È scattato, mi sa qualcosa. Eventi dal vivo. Ah no, ancora c'è. Ok, allora, intanto ora, Mattia, che tu fai... Allora, aspetta, io faccio una cosa importante. Controllo dall'S4 su un altro account, anzi, neanche un account, se in live hai i commenti abilitati. Vediamo. Prova a commentare una cosa a cavolo. Brava. Brava, grazie. Allora, intanto io parlo del... Allora, aspetta. No, tu stai zitto, io parlo. Hanno ragione. No, anzi, abbiamo ragione noi, perché i commenti sono abilitati. Hai fatto un commento a caso? No, i commenti sono disattivati per questo video. Hanno ragione. Ok, allora... Guarda, aspetta, non si può fare così, perché una volta che si parla del jailbreak, iOS 7, ok, poi non possiamo più parlare di nient'altro. Ci servono le persone che ci incoraggino con i commenti. Appunto, quindi dovremmo... Tu fai? Io riparo questo problema, ok? Intanto io parlo del jailbreak. Ok. Allora, jailbreak. Allora, stavo parlando prima di Record My Screen, che, guardate, non si vedrà nulla, però io cerco di spiegarvi anche a voce. Andiamo con Hangout, così almeno... No, cestino. Allora, questa è la schermata home, si vedrà poco niente... Comunque andiamo su impostazioni. Ok. Impostazioni, poi andiamo fino a giù, perché ci installerà come prima anche. In questo caso c'è il bug, il famoso bug di MobStreet. Non ci stanno tweak sulle impostazioni. Quindi cosa facciamo? Che culo che ho avuto che... Scusate la parola. No, dai. Allora. Quindi andiamo su, lo facciamo in live così almeno proprio tutto live. Allora, proviamo a vedere a reinstallare il... È tutto live. No, il tutto live nel senso che anche questo non funziona. Quindi scriviamo
Mobile substrate. No, mobile substrate e facciamo modifica. Reinstalla. Spero che non si blocchi tutto con la connessione. Ah, conferma. Ah, vi ricordo che ovviamente da oggi in poi farò video anche vlog, perché mi sono fatto vedere la faccia, quindi anche vlog avrete. Qui, vabbè, lasciate perdere le scritte in rosso perché vengono quasi sempre. Facciamo che via Springboard. Oddio, rifletto. Sì, rifletto. Aspetta, mi scusi. Allora, sì, dica. È in ritardo. È molto in ritardo. Cosa? Video. Comunque a noi non ci cambia, però è molto in ritardo. Vabbè, perché ho notato che sta tipo 10-20 secondi in ritardo. Comunque, perché, vabbè, ok, sì. Ok, tanto a noi non ci interessa. Sì, allora, infatti l'importante è che, vabbè, ciao. Dovremmo aspettare un po' quando diremo di commenti, se li... Ah, te hai risolto i commenti? Come, scusa? Hai risolto i problemi dei commenti? Allora, io sto proprio... Cioè, tipo dei video su YouTube che dice come attivare... Aspetta, cerca dei video su YouTube che dicono come attivare... Come... Vabbè, comunque, ragazzi... No, tranquillo, sto facendo. Ok, vabbè. Ragazzi. Allora, dopo aver riavviato il mobile substrate, mobile substrate... E come vedete ci ritroviamo i tweak giù. Quindi non solo, come ho detto prima, il metodo Blackjack tutoriano, ma anche il metodo mobile substrate. È una presa in giro, certo. E vabbè, che fanno? Copyright? No, ma è molto bravo lui. Sì, sì, veramente. No, per scherzare, perché siamo amici. No, dai, scherzo. È un po'. Allora... Ah, ci sta. Allora, i commenti ci arrivano sulle mail. Buono questa cosa. No, dobbiamo fare qualcosa allora. Dovete fare una cosa, ragazzi. Ci scrivete alle mail. C'è il blog tutorial@gmail.com. Quando noi diremo scriveteci alle mail, voi scriveteci alle mail. Chiaro, pulito, chiaro. Siamo arrivati a 3 mi piace. Ok, allora. Quindi gli spettatori non possono essere anche di più, noi non lo sappiamo. Aspetta un secondo che ancora sono disattivati, è quello che non capisco. Sì, ma tanto perché... non interessa, noi ci scriveranno le mail. No, aspetta, però c'è uno che andrebbe è da segnalare, dai, lo facciamo in diretta almeno. Perché cosa perché è successo? Uno dice... All'S3 vai. Che cosa? Vai un secondo all'S3, vai, metti... Ma una parolaccia? Metti il nostro video con un altro account. Ok. Vai. Ok, ho preso l'iPod 4. Esci e entra con un altro account. E vai al nostro video, c'è il blog in diretta. E vai ai commenti. Ah no, qua non è come iOS. E adesso o lo banno dal mondo, lo butto fuori. Perché che cosa ho fatto? Dimmi. E adesso leggi, vai. Adesso lo banno io. Proprio... Carissimo tu che hai segnalato King Toei, tu verrai segnalato. Quindi perché che è successo? Vai, cerca. Vediamo, commenti. Allora, esci da Share Blog che tu non puoi vederlo se... Ah, ci dice... Ah, come? Ah, gay... Fuck you guys, stupid guys. Get you guys, stupid guys, sì. Bravo inglesino, bravo. Bravo inglesino, sei un nerd, però... Anche noi siamo un po' nerd. Beh, io no, però... No, dai, fatti scherzi. È una passione, tu, Nerdismo. Non dire quel gioco, non dirlo. Ok, non lo dico. È probabile che molti spettatori ci giochino ancora, okay, di non dirlo. Non lo dico. Vabbè, allora lo segnaliamo. Vai. Lo faccio io. Voglio avere questo senso di... Segnala cosa. Come spam. Vabbè. No, lo segnalo io. No, lo sto segnalando io. L'ho segnalato io.
Ok, bravo. Allora, lo butto fuori dal mondo. Credo che abbiate capito che dovrete, per i commenti scriveteci alle mail, se no qua, se a parte che provate tutto... è l'unico che fa così perché i nostri iscritti sono persone serie. Lui Speriamo. È l'unico strano che ha fatto, che ha detto così. Ok, ora in inglese gli dobbiamo dire qualcosa perché questo è inglese. Ah, si è scritto uno, AS Roma the best. AS Roma the best. Riccardo, questo è inglese. In inglese, in italiano non capisce. Quindi gli diciamo, if you are banned, qualcosa che così. Che te lo dici? Te meno così. O ti banno fuori dal mondo. Beh, banno è un'altra cosa. Magari, che ne so, ti segnalo. Allora, Mattia, io intanto vado a fare la recensione di cosa. Io non mi scopri mille. Adesso laghi. Adesso laghi. Aspetta, laghi. Aspetta, allora. Okay. Allora si può scrivere. Ok. I commenti sono abilità. Vuoi sapere perché? Dimmi. Perché ad analisi ho levato i commenti, li ho rimessi, ho ricaricato la pagina. Ho chiuso Chrome e l'ho riaperto, ecco perché. Ok, adesso potete scriverci nei commenti. Oh, meno male. Aspetta, voglio provare se funziona. Ok, vediamo. Allora, adesso... Oh, è tanto che registriamo, 40 minuti. Vabbè, tanto quando... Vabbè, comunque, arriviamo a un'oretta e mezza così. No, i commenti sono disattivati per questo video. No, ancora sono di abilità. Ora non lo so, adesso. Vabbè, allora voi fate qualcosa per scriverci, o le mail, o venite a casa nostra. No? Così, a giocare a tombola? Sì. Allora, innanzitutto buon Natale, abbiamo scordato di dire questo. E buon anno. Buon 2014. Buon anno, che è passato un anno, ragazzi, è passato un anno da questo evento. C'è da dire una cosa, c'è da dire una cosa. Sì. A luglio, mi sembra, tu hai creato il canale, poi... L'1 luglio. L'1 luglio, primo. Vabbè, allora, aspetta una cosa che abbiamo... Ovviamente detto. Faremo anche una festa di compleanno, invitiamo tutti a party. Così, 167 persone. Sì, tutti a party. E tutte. Allora, aspetta, però calcola che ora ci stanno 0 spettatori, No, ma non lo lasciare, quello non è... Come si dice? Non è idoneo, ok. No, non si sa. È anidonio. Vabbè, parte quello. C'è sempre 4 follower, noi così. Vabbè. Commento rimosso. Bravo, hai rimosso i tuoi commenti? Sì, perché dopo perché che ci ho offeso... Non merita di vivere in questa terra, ma in quell'altra sì. Il problema è che adesso, quando noi diremo, adesso risponderemo ai vostri commenti, dobbiamo aspettare un'ora perché gli deve arrivare. Un'ora. Nora, alla cane secco. Allora, recensiamo. Io vado a recensire un attimo velocemente My Record Screen. Che spiego, magari sì, qualcuno sì. Vuole. Magari... Ah, aspetta, bravo, però aspetta, quello è compatibile solo con iOS 7, eh? Sì, ma tanto... Aspetta, no, iOS 7 pure. Ma tu sì, è da Cydia che lo scarichi? Sì. Perché non so se lo sai, ma esiste My Record Screen iOS 6 senza jailbreak. No, vabbè, quello non interessa. Io da Cydia lo scarico, sì. Si chiama, guarda, ve lo dico, My Record Screen iOS 7. La versione 1.0.1. Sì. Allora, dopo averla scaricata... No, parlo io. Io lo faccio la recensione. No, aspetta che... Allora... attivato una funzione, un activator, andando nelle impostazioni di activator, e attivate, quindi per esempio ho fatto ovunque dove c'è la barra di stato, e quindi ho attivato record my screen, l'ho attivato, quindi se non andiamo a me, facciamo un tap 2 volte sulla barra di stato. Ok, ci dice
Do you wish to start recording? Noi facciamo record. Quindi inizierà la registrazione. La registrazione. Quindi noi facciamo così come display recorder, per disattivarla sempre riprimiamo sullo stesso barra di stato oppure sul tool che avete scelto voi su Activator. Quindi facciamo ok, dove ce lo salva? Perché qui io non ho capito dove ce lo salva, cioè ho capito adesso, prima non l'avevo capito. Quindi ce lo salva su, dovete scaricare ovviamente iFile, ce lo salva su iFile. Torniamo tutto indietro fino ad arrivare a proprio alla base, fino ad arrivare a var, proprio tutto indietro. Qui non si vede niente, quindi non so cosa fare. Andiamo su var. Ovviamente root, var root. Ricordiamo mi è appena venuta l'idea che nei Mac portatili o nei Mac fissi ci dovrebbe essere una porta che consente di collegare la fotocamera in diretta. E come si fa? Non mi ricordo il nome di questa porta, penso sia solo nei Mac portatili. Tu colleghi la fotocamera attraverso una porta speciale e in diretta la fotocamera, magari si potrebbe settare in Hangout, così una prova. Mi si è bloccato l'iPod. Ah, così. Ogni tanto crasha. Senti, ma tu usi GX no o Bootstrap? No, aspetta. Ehi. Aspetta che sto facendo la cosa così. Tu usi Bootstrap? No, per ora GX no. Avevo fatto anche il video, però... È probabile che sia quello. Sì, ma non c'è... Cioè, devo metterlo proprio in... In defume mode? No, in defume. In restart mode. Uh-huh. Quindi non si accende proprio, noi teniamo premuto comunque. Ah, ecco. Ok. Tu, Mattia, mi vedi che sto facendo? Sì. Sì, in teoria ti vedo, però è sempre in ritardo. I commenti io non li ricevo. Tu li ricevi? Vediamo. Non so, io qua non vedo. Per ora Mattullo è quello che scrive più di tutti. Mattullo sei venita. Quindi anche Maialozzo in teoria prima c'era. Aspetta una cosa, ma il backstage lo continuiamo? Vabbè, lo facciamo, ma ormai l'abbiamo fatto quando mancavano 30 secondi. Aspetta, è un backstage, però è un backstage che poi è un po', capito? Vabbè, io lo continuo. Ah sì, io. Sì, adesso sto vedendo, va proprio di poco indietro. Comunque, adesso mi si è riavviato, allora, riapriamo i file. Siamo sempre nel backstage. Ora a me mi sentirete meglio perché sono nel microfono. Comunque dovete andare su. Allora, bar. Questo momento, mobile applications. Allora, attività di recente. No, applications, scusate, documents. Sto facendo un fail che non è mai esistito così grande. E qui vi ritroverà le cose, i video salvati con Record My Screen. L'ultimo sarebbe del 30, quindi verso il basso, e questo che è il video. Pagina. Mi raccomando, l'audio... Informazione. Dimmi, vai. Abbiamo tre spettatori però che si vedono, anzi due che si vedono, cioè io leggo due spettatori attuali. Sono Luca, i commenti non si mettono su iPhone e iPad miei. Eccolo, aspetta, AS Roma Best... Rocco, sono Luca. I commenti non si mettono su iPhone e iPad miei. Bravo. Questo è l'unico scemo che mi chiama per il secondo nome. Per secondo nome. Ecco, il suo secondo nome che il nonno gli ha dato. L'unico scemo che in classe mi chiama così. Capito? Non so perché. Vabbè. Mannaggia, essere Roma the best. Se ti becco. Vabbè, dai, guarda, dai, che cosa guardo? Vabbè, ciao. E ciao cosa? Ciao, a essere una delle best. Allora, io dico che l'audio non funzionerà, aspetta, quindi... Aspetta, ha un canale. Guarda, aspetta, lui riesce a commentare, perché... Aspetta, io gli sto chiedendo,
Perché riesci a commentare? Ah no, perché dal computer si può, dall'iPad e dal dall'iPhone no. Perché riesci a... Comunque io stavo... Io posso parlare un attimo? No. Ok. Vai. Allora, stavo dicendo... l'audio non funzionerà con Record My Screen, ancora non funzionerà, vabbè, però lo possiamo anche registrare a parte. Quindi si potrebbe fare anche un... un'altra cosa. Ma che cavolo? Un altro, dobbiamo aspettare Display Record. Allora, io vedo che ci stanno scrivendo i commenti. I commenti però. Non dal video del live. Ragazzi, questo sì che è un video. Ho appena visto il video di Allora, ho capito cosa sta succedendo. E allora, bisogna fare così, ragazzi. Ascoltatemi bene. Madonna, quanto è caldo il Mac. Allora, dovete commentare, se volete commenti, seriamente, e non ci sono interruzioni, sul video live alle 21 di stasera, 30/12/2013. Da lì potete commentare, perché è un video normale, non è un live, quindi i commenti saranno sia disponibili su iPhone, iPod, iPad e su PC. Quindi commentate sul video precedente, quello del live alle 21. Bravo, è un'idea. Grazie a Maialozzo, bravo. Maialozzo, un applauso, vai. Ok, grande Maia. Ok, perché lui ci ha fatto rendere quest'idea. Lui ci ha fatto rendere il jailbreak da Tether e da non Tether. Sì, lui ha scoperto il jailbreak. Lui è Steve. Sì, no, lui è Steve. Scherzi, è simpatico. Ma un po' l'ha presa in giro? Vabbè. Che dici? Allora, io controllo i commenti al live. No, ma tanto non... Io ho detto che non li devono fare al live. Non li devono live fare. Al live, chiamiamolo così. Allora, io non scrivo più per email. Allora, io scrivo, scrivete qua i commenti. Ok? I commenti. Qua. I commenti in modo quindi che... Quindi avete capito? I commenti sul video precedente. Pre-live, quello che c'è scritto, la live alle 21 di stasera. Anche te, Luca. Video. Luca, commenta all'altro video, ok? Luca, tu che ti stai guardando? Allora, adesso prendiamo l'iPhone 4. Questo video è per Luca. Non ci posso credere. Che è caduto l'iPod? iPhone 4. Che cos'è? È caduto? No, aspetta, voglio vedere... No, ve lo voglio far vedere, perché adesso mi sa che sono i casini. Ma guarda. Sto nei casini adesso. No, scherzo, si è rotto oggi pomeriggio. Mi sono... veramente stavo quasi per bestemmiare. No, scherzo, però. Quasi. A tal punto. Allora... Qua nessuno commenta. Allora, io vado su Twitter, no, Facebook, perché non l'apriamo mai. Allora, condivisione... No, Facebook, io l'ho aperto, non c'è nessuno che ha scritto, eh. Vabbè, comunque io lo apro per sponsorizzare, così. Così. Aspetta, commentino, vai, eccolo, Maialozzo. Dove? Sempre te, bravo che ci scrivi. Oh yeah! Wow. Grazie a te e alla tua famiglia. Grazie. Buon Natale. Buon Natale e felice anno nuovo. Dacci una frase. Allora. Facebook. Allora, scriveteci nei commenti se vedete lo schermo. Nei commenti quelli che ho detto io dell'altro video precedente. Non mi fate arrabbiare. Riccardo, si vede lo schermo. Ok. Ecco. Va bene. Si vede Riccardo. Facebook. Creeremo anche un altro commento di AS e Luca. Ok, ciao. Bravo. Bene. Allora, dicevo che Mattia creerà un apposito profilo su Facebook. Non un altro, ma proprio un profilo. No, io creerò un nuovo canale YouTube, cioè...
Ah, ecco. No, bisogna accedere, cosa vi faccio vedere anche la password. Ecco, quindi oh, no. Meglio che... Ah, no, 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 ecco, ecco, no, 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 aspetta, no. Aspetta, Riccardo, prima che fai vedere la password, aspetta, controllo se veramente in quel momento... Aspetta. No, tranquillo, tranquillo, non bisogna far vedere la password. Era, ho sbagliato. Allora, questa è la nostra fantastica pagina Facebook che non apriamo da quasi 5 mesi. 11 mi piace però. Pochi ma buoni. Due ne parlano. Cosa vuol dire? Non lo so. Noi non siamo dei... Non siamo dei facebookisti che... Siamo sempre un Facebook. Preferiamo Twitter, sinceramente. Io almeno preferisco Twitter, sinceramente. Non so te, Mattia. Te che preferisci? Mattia? Pronto? Allora, dicevo. Vai. Allora, adesso parliamo di cosa? Aspetta un secondo che sto condividendo i famosissimi link del nostro canale. Vabbè, intanto che tu fai, io vi volevo parlare di una cosa che ho strutturato. Parla. Ho fatto. Allora, parla. Prima notizia sul nostro canale. Allora, da oggi in poi io almeno farò blog. Farò blog... Aspettate che rimetto... Oddio! Allora, rimetto la mia fisca. Cosa è successo? Sì, no, è un fail assurdo. Tutto fail oggi. Allora, da oggi in poi farò blog. Come se conosce... Anzi, no, io ci tengo a sponsorizzare un canale, qui adesso nel live. Nel live, allora, anzi, vi metto la modalità schermo, condivisione schermo. Ok, allora, desktop, ok. Abbassiamo qua e scriviamo Golden Jumpy. Sì, non mi interessa, Mattia. Non mi interessa, non mi far arrabbiare. Che Mattia è il mio secondo nome. Il mio primo nome è Luca. Sì, tu sei Luca. Allora, no, okay. No, adesso a parte gli scherzi, bene, parliamo bene. Questo è il canale che sponsorizziamo oggi. È fantastico, è bravo, è di Roma, come noi. Infatti qui c'è scritto live fine anno, anche lui ha fatto. Sponsorizza cane secco, dai. Eh? Sponsorizza cane secco. Ma cane secco ce l'ha un po' già di iscritti. Un po', poco poco. Questo volevo sponsorizzare perché è arrivato a 12.973. Comunque, iscrivetevi a questo canale, se non vi siete già iscritti, un saluto da Cerblog. Ciao. No, dai, scherzo. Allora, ritorniamo qui file. Qui fail assurdo, ritorniamo facecam. iFile che fa un fail. iFile failoso. Allora, parliamo di questo. Allora, io volevo parlare anche con voi con mettere a confronto i device, quelli vecchi con quelli nuovi. Quindi il 5S a confronto col 5, l'iPad Air in confronto col 4, l'iPad Mini... Però questo è un argomento che insieme dobbiamo affrontare. Perché? Ok, allora affrontiamo insieme adesso. Ok, vai. Allora, io direi che incominciare intanto dal 5-5S. 5-5S, vai. Allora, secondo me il 5S, scusatemi per i possessori, ma è una cavolata. Perché solo sto pulsante che è una sola, Touch ID, perché dovete mettere... Così. Sei un canale che parla di... Ok, scusate, faccio una video recensione seria. Allora, questo dispositivo ha un'interfaccia Touch ID che sinceramente a me non mi interessa niente. L'S4, per esempio, ha molti più sensori che possono non essere funzionanti, però molti sono funzionanti. Funzionano, ma certo bisogna sfruttarli nelle condizioni ideali, Quindi, secondo me il 5S non andrebbe comprato. 5, il 5, che adesso non lo troviamo più sul mercato Apple, lo troviamo solo su
venditori esterni, per esempio eBay, Amazon o no, anche magari Euronics lo vendono. Sì, appunto Euronics, okay. MediaWorld, eccetera, a 629 euro, credo, come l'iPhone 5C, che pure il 5C hanno preso un iPhone 5 e ci hanno messo dietro un pezzo di policarbonato, policarbonio. Policarbonio. No, è plastica, Plastica. E che io sì. Che certo, aspetta. Potevano farlo pure pagare di meno, perché 5C dicevano che era low cost, ma secondo me non è low cost per niente. Chip, no? Chip vuol dire economico in inglese. No, cioè, chip, ma che sai di chip? Low cost vuol dire. No, la C di iPhone 5C oltre a color. Scusami. Vuol dire, penso, chip. Che non so se chip vuol dire economico in inglese. Però calcolate che, aspettate, anche no. Secondo me iPhone 5 e iPhone 5S sono. Allora, iPhone 5 io lo avevo. Lo avevo perché io all'epoca ero per Apple. Mi sono convertito a S4 perché io preferisco schermi grandi, Super AMOLED Full HD, che se permettete 5S questa qualità non ce la dà, ma neanche se mi pagano 1000 euro per andare al barista e prendermi una Coca-Cola. Dico, l'iPhone 5 è una buona scelta, io lo consiglio, ma Mattia, per 100 euro... Allora, continua a parlare te, io devo scendere un attimo, continua a parlare te. Continua, vai. Tranquillo. Ricordo che anch'io farò vlog, Dico, in futuro. Allora, io dico che iPhone 5S è molto buono. È un bel dispositivo, due flash, solo che... Ragazzi, lo schermo, il 4 poli, fotocamera 8 megapixel. Come fate a restare con la 8 megapixel da 32 anni iPhone 4S? iPhone 5, iPhone 5S, tutti sta 8 megapixel. Ho capito, sì, che è buona, Super AMOLED se lo sogna. Display, retina, 4 pollici, può essere tutto, eyesight, eye, quello, la, lu, la, le. E però io, secondo me, iPhone 5S conviene comprarselo. Certo, per 100 euro meglio l'iPhone 5, Se uno vuole risparmiare, ci prende il 5, va tranquillo. Io devo dire che il miglior dispositivo secondo me finora è il 5S di casa Apple per quanto riguarda la fascia di iPhone. Un dispositivo di fascia alta, due flash, ti illumina mezzo mondo, è vero. Ora non stiamo a fare paragoni, però buono. Altro per tipo la fotocamera è superiore, molte più funzioni, è un 13 megapixel un 8, però 5S è molto molto, anche il resto. Sì, però 5S può essere anche buono, però a pari di S4 non è, perché S4 no, a pari di S4 potrebbe anche essere, però allora, per la velocità LTE Advanced vince, anche se non è ancora scelta. S4, ricordiamo, S4 certo è che, però anche il 5S con il suo chip A7, coprocessore M7. Sì, 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 anche lui, infatti io dico che anche lui è buono. Boom, boom. Sì, 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 anche... È un bel terminale. Sì, 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 io non dico che fa schifo come un Nokia. Scusi, collega, siamo a un'oretta e buona, un'oretta e tante. Tu dovresti andare? No, però è per te. No, no, per me va bene, pure a luna de notte. Però vuoi sapere da quanto stiamo? Sì. Stiamo da ben... Aspetta, da ben 58 minuti. Beh, i live durano sempre così tanto. Sì, è vero. Quindi, ora parliamo di Luca. No, dai, a parte gli scherzi. A parte gli scherzi, io ti consiglio di non prendere 5C, ma se proprio vogliamo farci un telefono, 5S, buono, a me mi piace quello, Apple, dai, non può essere buttata via. Certo, però aspetta un attimo, 729 euro per un telefono, mi sembra un po' eccessivo. Guarda che anche il S4 costava così, Sì, ma è sceso, comunque scende. 5S scende di 100 euro all'anno e poi non lo vende più Apple. No, anzi, perché Apple iPhone 5 è da tipo un anno, quanto è? Un anno e mezzo? No, nel 2012 è uscito un anno.
Allora, senti, io volevo affrontare un argomento che non ho mai affrontato anche in privato. Allora, share blog, no? Potremmo creare un share blog game? Ah, io ti ho detto già. Ora non so, gli iscritti, ora voi, qualcuno mi deve commentare se a voi bravo. Vi piace share. Ora, me lo dovete dire, avete un'idea? Magari possiamo fare i giochi di gaming e non quel gioco che pensi tu. No, no, quello, guarda. No, quello no, sto scherzando, dai, io, ma neanche quello lo faccio. Allora, il live, al video live, quello là alle 21 di stasera, quello che non è live attuale, mi dovete scrivere, qualcuno mi deve scrivere, se a voi, vabbè, me ne basta uno che gli piace il Charlotte Bug Game. Quindi, vai. Ok, proviamo ad andare a live, quello là alle 21, il pre-live, non a live, vai, 1, 2, 3, vai, scrivi. Io. Mi piace Charlotte Bug Game. Io. No, qualcuno mi deve... Noi siamo, come sapete, voglio vedere. Vai. Allora, vediamo. Io intanto sto finendo il mio passo quotidiano. Col tuo quotidiano. Riccardo. Sì. Devo dire una cosa. Abbiamo sempre fatto i seri, tutti belli, carini, eleganti, fino a oggi, e oggi tu stai a mangiare la mela davanti alla fotocamera. No, non ho attivato la fotocamera, ho lo schermo condiviso. Ah, ok, beh, meglio, perché se no un cavallo che ciancica. Allora, voglio vedere se veramente è lo schermo condiviso. Sì, sì, guarda. Okay, allora, innanzitutto controllo se hanno commentato questo benedetto video. Allora, Maialozzo ha detto sì. Maialozzo ha detto sì, ora non so. Sei secondi fa. Maialozzo ha detto sì. Ragazzi, ma che stai a dire? Ha detto sì. Ma che stai a dire? Ha scritto sì con la faccina quella con i due punti e la D che fanno quello che vedi. Sì. Ma non è vero, ma che cosa dici? Maialozzo, a te andrebbe bene c'era Blog Game? Sì, eh? A te piacerebbe. A te, perché piacerebbe a te, allora? No, per dire. No, è una domanda, perché ha scritto sì così, non magari. A te piacerebbe Cellular Blog Game? Magari. Ok? Senti, però una cosa, se facciamo questo canale domani, oggi, fra 52 anni, che giochi possiamo fare? Allora, io farei Cat Mario, Happy Wheels, Give Up. Ma non vanno più di moda, devono uscire altri nuovi. O magari quel gioco? No. Sto scherzando. Abbiamo ricevuto un commento. Maialozzo, a te piacerebbe Charlotte Bug Game? Sì, ha scritto sì. Ma dai, va. Oh, ha scritto sì. Hai sentito la campanella delle notifiche? Ha scritto sì. Io ho detto, a te piacerebbe Charlotte Bug Game? Ok, Maialozzo, adesso ci stai seguendo? Batti un colpo. Se ci sì, sì, è vero. Sì, ha detto sì. Ok, bravo. Però, adesso, scusami. Per quel video, ne dobbiamo totalizzare almeno un altro. Riccardo. Eh? Sta succedendo una cosa bellissima. Ogni volta che ricarico il live pre-live aumenta di 8 visualizzazioni. Siamo già a 14. Cosa? Un secondo fa era a 10 visualizzazioni, ora 14. Stiamo andando bene, dai. Speriamo. Però è un casino, perché loro devono commentare, quindi il live si stoppa. Allora, io, che ne dici, come primo live posso anche finire qui? No, tu sei il bambino, io no. No? No. No, cioè, un inizio, è un'ora e tre, dai, cioè, è il primo live. Guarda che i live durano almeno, al minimo, 2 ore. Secondo me nessuno ci seguirà fino alle vabbè, se non, cioè,
Adesso dobbiamo passare alle domande, quindi Maya Lozzo, gli altri... Aspetta, un commento, allora, sempre Maya Lozzo, e cosa... Oddio! Riccardo, guardi quel gioco che non piace tanto? Ecco, Pocket Edition. Allora, Maya Lozzo, io te lo dico in faccia. Vai. Minecraft a me non mi piace. E questo è non mi piace che poi si estende senza dire parolacce, eccetera. E anche neanche a me e all'altro collega. Quindi provo un altro game. No, aspetta. Però sai com'è i sacrifici? No, no, sto scherzando. Allora, vediamo qualcun altro che ci ha scritto. C'è sempre lui. Luca ha detto sì, vedo. Sì, vedo. Bravo, sì, vedi. Allora, un altro commento. Da chi? Allora, sempre Maya Lozzo. Che ci ha detto? No, aspetta. Maya Lozzo mi sta dicendo che vuole... potreste fare un gameplay di Minecraft Pocket Edition? Comunque sì. Sì, nel senso che vuole il big game. In senso che vuole Minecraft Pocket Edition. Che dici? Almeno Minecraft. Non so perché è un nostro iscritto. Io non lo farei. Ho capito, ma però... ce ne abbiamo 167. Uno non conta niente. Scusami l'offesa. Ma guarda che, secondo me, a noi non piace. Ok. Però secondo me esistono le persone che piacciono tra questi. Non lo so, io non lo so. Se giochi te, io non ci gioco. Ma neanche io, però... Boh. Allora, facciamo una cosa. Maya Lozzo, parlaci in faccia. Cosa provi per noi? No, a parte gli scherzi. A me, neanche a me fa impazzire e non ci gioco. E non ce l'ho nel computer, l'ho cancellato. Quindi. E allora sull'iPad che no, dici a scuola? Aspetta, però aspetta, lo vuoi dire? All'epoca ci giocavamo. Certo, all'epoca. Sì, all'epoca. Però vabbè, allora parliamo di qualcos'altro. Allora, Maya Lozzo, faccio una domanda non su Pocket Edition, ma su... Ma neanche su Apple. PC. Su Apple o Samsung o Nokia o quello che vuoi. Allora, io volevo aprire su. Riccardo, io volevo... affrontare insieme a te un argomento molto interessante, ovvero il Nokia Lumia 1020. Sì. Cosa ne pensi? Allora, io mi hanno detto che la fotocamera A me la fotocamera l'ho vista, non è che si nota. Commento. Ma tu lo sei venita, sì, vuole che facciamo il gameplay. Allora faremo il gameplay ma in futuro. Maya Lozzo. Beh, raga, io me ne vado. Mi sono divertito stasera. Continuate così che siete bravissimi. Oh, grazie, Maya. Ma quale video? Sempre lo stesso? No, lui, secondo me, vuole che il gioco, però noi abbiamo detto di no. Però comunque ha detto che siamo bravi. Ok, grazie, Maya Lozzo. Buonanotte e sogni d'oro. No, dai, a parte gli scherzi, a parte prendere in giro, dai. No, io mica voglio prendere in giro, Scusa, hai detto sogni d'oro. Che devo dire? Però aspetta, intanto è stato l'unico che ha commentato, Sì, infatti, ti merita... Anzi, ti diamo la gift card a te. Così, 50 euro. E anche il doc. Sì, no, anche il doc. Per gli scherzi. Quindi, adesso noi così chiacchieremo un po' così. Per ora c'è online AS Roma The Best e Mattullo sei unita. Però io voglio sentire AS Roma The Best, ovvero Luca, che cosa ci dice? Luca, dacci con voi. Luca, illuminaci. Che gioco vuoi, Luca? Io ti aspetto. Dici tutto, Luca. Una notifica, vai. Allora, mi sa penso sia Luca. Vai. Vediamo. No. Non è Luca, mi sembra. Beh, raga, io me ne vado, Minecraft Pocket... No, non c'è. Non è nessuno. No, Quindi Luca... È andato via, secondo me, Luca. Luca è andato via. Vabbè. Allora, Mattullo, per ora, Mattullo sei venita.
per ora. Ma tu lo sai, Venita? Dici, no, è andato via pure lui, non parla da tipo 3 ore. No, da 4 minuti. No, scusa, che stai dicendo? No, aspetta, no. Ma no, aspetta. Ma tu lo ha commentato 5 ore fa? Ok, oh, 22 visualizzazioni il nostro live. Oh, Riccardo, 22 visualizzazioni già il nostro live. Capito? Sì. Allora. Allora i commenti ragazzi, tu controlla allora, i commenti. Aspetta, io sto ora, l'ultimo è sempre quello di Maialozzo che è Minecraft. Scusa, aspetta un secondo, non Maialozzo, ma te che video fai? Se n'è andato Mattia. Un commento, aspetta, mi sembra. Dimmi. Sì, ma tu lo sei venita, sempre lui. Domanda. Non farete mai unboxing? Certo li faremo. Aspetta, io ho fatto unboxing. Aspetta, un altro commento, subito. Oh, mi piace questo. Mi piace, metto mi piace. Comunque, io vi seguo dall'inizio del live. Grande! Chi? Vai, Matullo. Matullo. Matullo, ti stimiamo tutte e due, vero? Vero che ti stimiamo. Matullo, poi, le mail... Aspetta, un altro commento. Magari così tanti commenti al giorno. Comunque io vi seguo dall'inizio, no, comunque sempre lo stesso, grazie Matullo, ti vogliamo tanto bene. Allora Matullo, allora, io vorrei dirti una cosa, tu c'hai scritto qual è la vostra email, la nostra email è il blog tutorialcaccia.com, quindi scrivi qualsiasi cosa tu voglia. Allora io sto vedendo i video di quello là molto simpatico che ci ha commentato tutto. Chi? Maria Rosso. Ok, siamo ritornati in facecam, io a me. Allora. Vabbè, allora. L'unboxing ha detto, farete mai qualche unboxing? Aspetta un secondo. Oh, aspetta un secondo. Vai, aspetto. No, mi sto sbagliando. Vabbè. Comunque io sì, farò unboxing, io purtroppo ho speso tutti i miei soldi su iPod 5, iPhone 4, eccetera, quindi... Io S4, quindi io farò l'unboxing dell'S4. Sì, ma ormai non ha più senso, è uscito da quasi un anno. Ha senso perché farò anche come si chiamano, le cose speciali, le funzioni speciali che ha questo device. Ok, allora, quindi le hai gesto. È stato un video lunghissimo, mi sto stiracchiando. È durato 20, o quanto è durato? Ma dimmi, un'ora e dodici, è lunghissimo. Mattia, guarda che i live sono così, te l'ho detto, se vuoi andare, vai, io continuo però. No, vai, io parlo. Cioè, se devi andare, no, se devi andare, vai, tranquillo, eh. Ok, ti sto inviando un messaggio su Skype. Su Skype? Oh. Okay. Sì, tanto non c'è la condivisione schermo. Ok, io te lo sto inviando, mi raccomando, Okay, poi tu adesso dirlo al mondo che ci segue. Ok, lo dico. Ma perché non lo puoi dire a voce? La prossima volta mi faccio vedere in faccia. Ok. La prossima volta ti farò vedere in faccia. Anche questo? Io anche farò vlog con la faccina che ride. No, bravo. Io volevo dire anche una cosa. Una cosa. Che noi io almeno farò molti live perché mi piace questo sistema, anche se non è molto comodo con Hangouts, però comunque io farò live, magari che durino di meno, però comunque per qualsiasi evento
io farò anch'io, live. Dai. Se volete anche anch'io voi insieme. Allora, adesso io vorrei, ora non so se... Aspetta, ma il suo nome si può dire, penso, no? Chi? Perché lui ha Algebra Cantedred, l'ha detto il suo nome. Sì, sì, Marco, sì. Allora, il terzo collega, vabbè. E praticamente io vorrei dire che se ora lui ci sta seguendo, tu dici che ci sta seguendo? Due spettatori attuali, non lo so. No, in 3G, magari, che ne sai? No, secondo me questa funzione due spettatori non so se è molto corretta, No, è finta, è marocchina, dai. Però io dico, secondo me lui ci sta seguendo? Sì, lui prima mi ha detto in privato che ci seguiva, sì. Allora, io voglio dire una cosa, Marco, se, anche te dillo, se ci stai seguendo, chiama un secondo Riccardo. Sì, chiamami per un vedere attimo. Se ci sei. Così, a boh, così, tanto. Attacco per... tanto, non... O il Mac, non so che sta facendo, tipo si sta, la fotocamera si sta alzando. Che? No, perché? Ma che stai a dire? No, niente. Ma niente. Io ricordo che sto usando il microfono, lo faccio vedere, della PlayStation. Quindi se si sente bene, allora la Sony è buona. Io invece sto usando cuffie con microfono Logitech, molto grandi, molto buone. Così. Allora. Quest'anno ho finito, eh? Aspetta, non so se voi lo sapete, mi sembra di no, ma mi sembra di sì, ma noi, aspetta, avevi un canale te prima? E io ce l'avevo un sacco. Sì, anch'io ne avevo tanti, poi l'ho cancellato un po'. Tu avevi anche Mattia col show? No, ma io quello l'ho cancellato. Sì, ce l'avevi. Perché c'è questo nuovo aggiornamento che non si possono cancellare, però comunque io non faccio più video. L'hai buttato? L'ho buttato purtroppo, perché tu mi hai costretto. Ok, tu controlla sempre se ci fanno commenti, okay, No, niente. Allora, sì. Il mio nome, io nell'email c'era blogtutor.com, ho inviato una cosa per te, ma non leggerla in live. Ok, la leggo a me. Riccardo. Sì. Riccardo, Mr. Steve Jobs, ricordi? Quest'estate? Ah, sì. Capito? Che poi hai Bermini. Sì, non lo dire. Ok. Ho capito tutto, cerchiamo di non dirlo. Tranquilli, ragazzi, come si chiama? Matullo, abbiamo capito chi sei, tranquilli. Ah, Mattia Vanin, mi ha chiesto una cosa sulle mail. È lui, Mattia Vanin. Ah, beh, gli sto rispondendo, almeno... Ok, almeno si plala. Placca. Il caro mister... Scritto, dai, oh. Ok. Perché sei morto. Ma perché a me l'ha scritta e non a te? Anche a me mi è arrivato, Ma c'è il mio nome. Poi a te conosceva, non a me. Mister Mela. Dai, zitto. Madonna, questo quanto è stupido. No, vabbè, dai. Ha riscritto un altro. No, ha riscritto un altro. Sì. Ok, penso che noi possiamo dirvi perché abbiamo fatto questo live. Noi vogliamo chiudere il blog. Sì, sicuro. Purtroppo è una cosa che volevamo fare da tanto tempo perché... Ah, volevo sapere da voi una cosa. Allora, scrivetemi su appunto il video di prima. Che tipo di vlog volete che facciamo? Spiega che video di prima, che mi sa che non capiscono. Il video precedente, quello del 9 dove hanno scritto tutti i commenti. Quello da 23, e il coso, il live, il pre-live. Pre-live.
Ok. Oh, zero commenti. Dove? Non zero commenti, dico. Però io non capisco. Cosa? No, niente, niente, così. Allora. Sì, tutto questo non ha un senso. Chi vogliamo fare un saluto? Boh. Eh? In che senso? Perché adesso non ci abbiamo più argomenti. E appunto, chiedeteci voi nei commenti cosa possiamo spiegarvi. Ci sto aspettando, perché così è una noia, raga. Raga, io. Ricarica, però, cioè, c'è da dire una cosa. Io vorrei dire una cosa. Oh, Riccardo, c'è da dire una cosa, però. Dimmi. Riccardo. Dimmi. Riccardo, se noi ora abbiamo fatto così un po' gli scherzoni, tra virgolette, anche nei prossimi video faremo così, tipo anche ai video di tecnologia. Non lo so, perché per esempio Golden Jumpy fa così. Che è un bravo ragazzo che fa video. Così, beh, 12.000 iscritti che fa così. Magari alla gente allora, piace anche. Allora anche noi lo facciamo, ok? Sì, così alla nostro amico Marco Applemania. Guarda che lui, ricordi il contest vecchio che aveva partecipato? Aveva partecipato, veramente. E forse si è iscritto. E se vede questo video e senti il suo nome, magari si un po' arrabbia con te. No, Marco Applemania, tu non ci, secondo me tu non ci stai, però quando hai fatto l'unboxing della Play 4 hai fatto l'unboxing della Play 2, perché? Così dai, perché? Perché? L'unboxing sono serie. Guarda, ti posso dire una cosa, ma adesso tu sei in facecam o in... No, facecam. In schermo. Facecam. No, perché ti stai stiracchiando. No, sai, due ore così su una sedia non è che è molto comodo, eh. Io la schiero. Allora, qualche commento nuovo? Allora, aspetta, Qualche commento nuovo? Qualche commento nuovo? Qualche commento nuovo? Qualche commento nuovo? No. Sempre Maialozzo che vuole fare a Minecraft. Quello già da prima. Scusa Maialozzo, ma mi spiace, ma quello è l'unico gioco che non faremo. Però aspetta, non faremo neanche tutti i giochi per i dispositivi Apple, cioè per i dispositivi. Cioè non faremo tipo i giochi tipo Golden Jumpy. Faremo casomai al computer, casomai. Comunque allora volevo dirvi una cosa semplice, volevo fare le tre migliori applicazioni velocemente di App Store del 2013. Perché ridi? No. Allora, secondo me le tre sono Clash of Clans, la prima, è vero Mattia? Perché di me, scusa? No, è vero Mattia, è una domanda, eh? È una domanda, mica... Sì. Oh, anche l'altro con lei che trova giocare. No, dai, è un bel gioco, dai. Mi stanno chiamando, aspettate che... Perché mi stai chiamando? Guardate che figura. No, scherzo. Così era da fare. Dai, allora. Allora. Le prime sono appunto Clash of Clans, secondo me. Clumsy Ninja. Clumsy. Sì, vabbè, quello che vuoi. Quello bello. Clumsy Ninja e... Dai, Mattia, non mi fa... perché devi chiamarmi? Basta. Scusa. E quell'altra che non vuoi dire? No. Forse perché. Qual è quella che non vuoi dire? Ah. Aspetta un attimo, devo fare una cosa. Quella che inizia con la M. Aspetta un attimo. Qua sta succedendo un casino. Aspetta. Guarda che sei live, eh? Lo so. Allora... Io aspetta che metto un attimo in... Intanto sto scaricando iOS 7. No, scherzo, dai.
Allora, io intanto non volevo... Mamma mia, che confusione che si sente. Allora, volevo parlare di un argomento abbastanza interessante. Voi avete mai pensato che io avessi fatto l'unboxing dell'S4? Dico, volete che la faccia? Perché non ci avrebbe molto senso, però comunque dai. Perché sei andato così di botto? Vabbè. Riccardo? Riccardo? Sì, scusami. Adesso ho chiuso la porta così nessuno mio familiare può disturbare. Lo sai che è un'ora e 30 che siamo lì? Sì, ok, bravo. Vabbè, io te l'ho detto. Allora, parliamo dunque di un argomento importante. X assurdo, ok. Il diario del nostro collega. OMG, me è enamorado. Che cavolo? Non lo so, nel video del del live, proprio quello del live, i commenti del live. Ma il pre-live? No, adesso ve lo faccio vedere perché non... Noi facciamo... Il live o il pre-live? Proprio il live. Il live c'è scritto OMG me enamorado. Ma che cazzo? Per non dire parolacce. È OMG che vuol dire? Me enamorado. Che è? L'amore, ma che cosa vuol dire? Lo spammiamo? Guarda che gli scrivo io. No, perché noi facciamo spagnolo, però... Ma che vuol dire? Scusa. No, in OMG. Ma organismi geneticamente modificati? Allora... Aspetta, ho un'idea. Un failure gli faccio fare a questo. Gli scrivo. Condivisione schermo. Sei in facecam? Sei? Sì. Oddio, Riccardo, sì. Abbiamo scritto live streaming con Cellular Blog. Vabbè, adesso lo cambio. Vabbè, sì, cavoli. Disattivo un attimo la videocamera. Oh, è stito che cosa ci ha commentato Cellular Show? Fai schifo, Oddio, ma chi è il Cellular Show? Chi sarà mai? Adesso ci sta seguendo, mi sa. Dai, c'è Cellular Show. Caro, non ti posso credere. Aspetta, mettiamo una cosa. Tu vai giù e dici, vabbè. Vabbè, allora. Cellular Show è... No, basta, non diciamole perché stiamo davvero esagerando oggi. Oggi stiamo esagerando. Cellular Show è Luca. Io chiamo un attimo Marco, Magari ti può aiutare a dare qualche consiglio. Non penso che ci stia seguendo, però proviamo, dai. No, no, io lo chiamo. Marco, rispondi, ti prego. Ma allora l'hai spammata questa OMG mi sono innamorato? Vabbè, questa dai, non ce la lasciamo stare, poraccia, sta male, dai, poraccia. Scusa, Marco. Vatti a ricoverare. E allora, ma tu ci stai seguendo? A ricoverare. Lo so perché alcune volte l'hangouts non funziona. Segnala come spam. Sì, ce ne abbiamo già tanti di commenti. Blocca utente. Okay. Allora, nel video precedente, il pre-live, quando abbiamo detto io e Mattia che tra poco ci sarà il live, e lì sono tutti i commenti. Allora, qua non ce lo dice correttamente, però abbiamo riscontrato molti commenti. Riscontrato? Dai. No, molti di più. Anche al Kidnat? Non me ne ricordo quanti. 30? Sì, adesso vi saluta Marco, vai, saluta! Ciao a tutti, spero che vi stiate divertendo, io presto caricherò un nuovo video!
Ah no, scusami, il microfono era qua. Vai, rifai. No, 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 si è sentito, si è sentito. Mi stiate divertendo, la presto caricherò un nuovo video. Ok, hanno sentito. Perfetto, e Riccardo... Ciao Marco, ciao Marco. Ciao, e... Ciao, Ok, ciao. Allora, è da dire che noi non ci conosciamo. Cioè, io sono nato in Brasile... Sì, però sai, in Bolivia. Io te lo devo dire, quando fai così sei antipatico. Grazie, come si può? Ma perché fai così? Io sono nato in Bolivia, dici tutte ste cose. Perché ora non c'è più senso continuare il video. E indovina quanti iscritti siamo? Non lo so. 166. Siamo regrediti. No, aspetta, fammi vedere. E guarda, 167. Non ci posso credere. E dai. Infatti, così ho fatto per un po' reggere un po' di gioco, un po' di per incoraggiare la tradizione. Sì, ma se gli dici sono nato in Brasile, secondo te si iscrivono? Vabbè, un qualcosa così. Allora, dai, fatti scherzi. Lo sai che con questo live abbiamo rovinato tutta la nostra reputazione? No, fatti scherzi. Allora, adesso vi volevo dire una cosa. Abbiamo perso tutta la sericità che avevamo. Vi volevo dire una cosa, allora, adesso, in questo momento. Allora, ma anche a voi non vi funziona ScreenFlow? Perché a me non mi funziona, mi crash sempre. Come ti fa a crashare ScreenFlow, scusa? Non lo so. Così? Aspetta, io volevo dire una cosa. Posso? Sì, certo. Allora, un iscritto mi ha chiesto che programma avevo usato per montare il video Clean Master. È abbastanza carino quel video, dai, è venuto bene. Allora, ho usato Sony Vegas Pro 12, che ho pagato, non l'ho craccato perché Sony fa dei controlli. Quindi, se volete quel software, non craccatelo, è un consiglio. E dopo questo, linea allo studio. Sì. Allora, un'altra domanda, vediamo un po', vecchie, anche domande vecchie, a cui non abbiamo risposto. Ah, ci hanno chiesto, allora, la settimana scorsa ci hanno chiesto, così, ritorniamo in Facecam, ci hanno chiesto così. Allora, qui vedete il logo di Cherbog, perché è più bello, la mia Facecam fa schifo. Allora, ci hanno chiesto, Cherblog, allora, cosa su Twink 3, come si fa a mettere la mela, il logo della mela di Apple sulla tastiera? Io avevo fatto un video su iOS 6, e su iOS 7 ancora non funziona. Appena funzionerà e noi troveremo un modo di farla funzionare, io farò un video. Ok. Vai, Mattia, parla. Sì, eccomi. Ci sono, che devo dire? Ah, e dico di speriamo che sia un blog. Speriamo che, non so se potrò farmi vedere in faccia, ma speriamo. Quindi... Ora per non fare troppo quelli che scherzano, noi comunque abbiamo creato questo obiettivo di arrivare in alto in senso a anche più di 1000 iscritti. Noi continueremo a fare video. Ora questo video è stato un po' così perché voi secondo me avete pensato che siamo dei nerd seri, ma fissati. No, noi così lo facciamo per passione. Quindi questo penso era Cherry Blog, penso perché non lo so. E queste ora sono le 22:37 in Italia, non so se negli altri paesi che ora è, quindi noi ci vediamo penso nel prossimo video, vero? No, un'ultima cosa, ultima. Vabbè, io aspetta, vado a lavarmi le mani. Sì, vai a lavarti. Collegare l'S4 che penso sia scarico. Ok. È caduto tipo mezza casa, vabbè, ciao. Aspetta, volevo dire una cosa. Vai.
No, questa è seria, a parte gli scherzi. Allora, avete saputo tutti del terremoto che c'è stato a Napoli? Allora, io volevo, innanzitutto, metti che là ci stavano dei nostri seguaci iscritti, io vorrei augurare loro che stessero bene e non dormissero stanotte nei luoghi in cui è stato colpito il terremoto, questa è una cosa seria. Quindi io auguro che, ecco, vorrei magari in qualche modo dare qualcosa a questa patria, chiamiamola così, che è stata colpita da questa disgrazia naturale. Quindi io così, magari ci stavano dei nostri iscritti, andate a capire. Quindi linea a lui. Allora ragazzi, il mio collega ha ragione su questo momento termo, a parte gli scherzi. Noi abbiamo tentato di superare i 200 iscritti senza contest, eccetera. Però non ce l'abbiamo fatta, e forse proprio perché i nostri video non piacciono alla gente. E quindi abbiamo fatto questo contest con una gift card da 50 euro che può sembrare... Bella grande 50 euro. Appunto, può sembrare costosa, però ci siamo divisi i soldi, se proprio lo volevate sapere. Se questo canale non farà successo, purtroppo dovremmo chiuderlo. No, vabbè, chiuderlo. Allora, una persona chiude un canale magari quando sta ferma a 160 iscritti per un anno. E noi siamo fermi da 160 iscritti da un anno. Quindi penso che domani chiudo il canale. No, dai, a parte gli scherzi, però veramente. No, a parte gli scherzi ha ragione. Perché per noi siamo fermi da un anno a 160 iscritti. Mi sa che il conto è, secondo me, ok, 50 euro però è troppo, secondo me. Aspetta, mi sta chiamando una persona che inizia con la F e non mi ha mai chiamato. E tu hai capito, vero? Sì, pure quello. Sì, ok, ciao. Allora, quindi abbiamo... veramente ragazzi, se dobbiamo continuare così spendendo i soldi su contest, allora chiudiamo il canale, perché se a voi non piacciono i nostri video dobbiamo chiudere, perché anche per noi è uno sforzo immenso, perché comunque non facciamo un video al giorno, però tra Reflex, io e i miei colleghi eccetera, collegare al Mac e la scuola che ci ostacola, e quindi questo è tutto. Aspetto il mio canale, il mio collega che rivenghi, e intanto un minuto di silenzio per il canale. No, dai, un minuto di silenzio così, tanto per... Ciao. Eccomi. Allora, ho detto che vi volevamo salutare, lo volevo salutare insieme a te e tutte e due, anche perché io devo andare a vedere un programma televisivo. No, a parte gli scherzi. Ah, quindi hai finito il live? Se te vuoi, non lo so. Vabbè, casomai sì. Se non riscontriamo commenti, io chiuderei. Allora facciamo una cosa. Però come si chiude live? Lo sai, spero. Cioè io lo so. No. Allora aspetta un attimo. Allora date ragazzi, a parte scherzi, adesso abbiamo finito il live, siamo anche un po' stanchi, cioè sono le 11 di sera. Quindi penso che adesso noi chiuderemo il video. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video. Aspetta, lo chiudo. No, allora, come si chiude il live? Lo so fare io. Sicuro? Vai. Ok, aspetta che metto lo schermo condiviso. Ok, schermo allora. Condiviso. Che bello sfondo. Allora, andiamo su. Video.
Quindi questo è proprio un tutorial su come chiudere un live. Eventi dal Allora. vivo. E non lo so. Modifica, proviamo. Aggiungi ora di fine e mettiamo la fine qua. In teoria così. Oh, Rocco, Riccardo, il suo secondo nome è uguale. Senti, ma è un po' impossibile, è un po' impossibile che adesso noi non riusciamo a chiudere il live e il live continua all'infinito? Oddio santo. Ma che continua Oh, all'infinito? Ma che scusa, stai a scusa. dire? Tu riesci a chiudere il live? Io ci ho già provato in quel metodo che dici te. Forse da qui, cabina di... Ok, vediamo. Guardate che io non lo so come si chiude. Dobbiamo scollegare la spina. Oddio, è quello che ti ho detto io, sai, un po' impossibile che... Allora, io adesso mi devo sforzare a provare a chiuderlo perché non si può, dai, non possiamo fare figura, cioè Andiamo. siamo quasi hacker, ma non sappiamo chiudere un Ah, live. sì, ecco. Si può. Ok, Interrompi vai. trasmissione, lo devo fare io. Ok, vai. Ok Quindi... ragazzi, un saluto. Aspetta, 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 questo è il saluto finale, No, importante. anche Allora, perché vai. saluto dell'anno, perché ci vediamo nel 2014. Perché noi, no, aspetta, se io, a meno che domani non carico un video, Io non lo carico, io non io... posso, questa settimana non posso perché parto. No, io carico un video il 31 o subito dopo l'1 e il 2, perché ho comprato una videocamera Magari e fai quindi... l'unboxing. Così almeno quello è No, non si può contento. fare perché con cosa registro se faccio Con l'unboxing della videocamera? quello che hai registrato con tutte le altre volte. È un peccato che quello che è l'ho venduto. Sei bella. No, È l'iPhone 5, no? l'iPhone 5, quell'altro. Io quello, uno è rotto, uno è all'inizio Si è registrato. rotto, ma dai, ma serve per scuola. Ho capito, ma io ci ho già parlato con i nostri iscritti prima che io ho provato a fare il jailbreak che non è supportato e mi ha crashato tutto. Fai co Allora, come ho fatto io, la devi a parte mettere quello, io caricherò un video su, ve lo anticipo. Posso in... anticiparlo? Certo. Il programma è... Aspetta un secondo, ma tu ora sei in Facecam? Ah, No. ok, no, perché stai... Vabbè, allora... Allora, l'argomento sarà Fake Operator, che è un tweet di Siria. E Vabbè, sarà un ragazzi, video... è compatibile. Sì, boh, sì, penso di sì. Allora, poi vi spiegherò tutto... Sì. Farò questo video full HD con la videocamera. Bene, sono abbastanza contento. Quindi, penso che possiamo chiudere. Sì, Questo è possiamo stato. chiudere. Buon anno da me, non ci vedremo tra 2 settimane, non so, poi. Invece, noi in teoria ci vedremo io e voi. Domani, voi. Quindi, dopo domani vedo. Buon Quindi, buon fine anno, buon buon 2014, compleanno, buon buon tutto. vincete a tombola. Eccetera. Ciao ragazzi, un saluto. Un saluto da Cheryl Blog, ciao!